Siamo allo stand AIMI, Associazione Italiana Manutentori e Installatori, in compagnia del vicepresidente Cesare Speroni. Innanzitutto la gioia di essere ritornati in fiera a contatto con le persone, il fatto che SAI abbia deciso di ripartire è stata una bella Sì, mossa, una bella questo, notizia. di questo sono molto contento. Finalmente vediamo di ripartire al netto del lockdown con la prima fiera in assoluto di settore tecnica, diciamo, nel nostro ambito. E anche dagli espositori che ci sono, diciamo che bene o male chi è qua la pensa nella stessa maniera. L'importante è poter ripartire e il poter confrontarsi con tutte le realtà che ci circondano. Su cosa avete focalizzato la vostra attenzione in particolare? Quest'anno abbiamo presentato, e presenteremo anche domani, due piccoli focus su alcuni prodotti. In particolare abbiamo presentato una tipologia di risanamento delle canne fumarie, quindi senza andare ad intervenire troppo invasivamente su quello che è risanamento e ripristino della canna fumaria. E poi presenteremo, e questo lo farà un collega, presenteremo quelli che sono i tubi corrugati Eurotis per allacciamenti e per impianti in generale, giusto per presentare anche in questo caso un prodotto antisismico, anche perché è già da qualche anno che stiamo tentando di portare avanti, di far capire agli operatori di settore che l'Italia, essendo sismica per il 95%, spannometricamente parlando, devono essere per forza di cose utilizzati i prodotti antisismici ai fini della sicurezza delle persone.